Coronavirus, in Piemonte scende ancora la percentuale di positivi in rapporto ai tamponi effettuati, ma riprendono a salire i decessi, oggi 92, in calo i ricoveri. La regione mette a disposizione gratuitamente i tamponi rapidi per i familiari degli ospiti delle RSA prive di casi di contagi in cui è possibile effettuare visite. Frode da 2 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Bra ad opera di un'azienda di componenti meccanici. Confartigianato, tre cunesi nella giunta nazionale, Domenico Massimino confermato vicepresidente, al suo fianco Luca Crosetto e Giorgio Felici. Ben ritrovati cari telespettatori ad una nuova edizione del telegiornale di Telegranda. In apertura, come sempre, il bollettino odierno per quanto riguarda l'emergenza Covid in Piemonte, dati che confermano un rallentamento, seppur lieve, del contagio. La percentuale di positivi in rapporto ai tamponi oggi è del 8,5%, è scesa leggermente, ieri era dell'8,8%, ma andiamo a vedere insieme allora questi dati. Ecco, la notizia poco confortante è che sono risaliti purtroppo i decessi in Piemonte, sono stati 92 i decessi nelle ultime 24 ore, davvero tanti, il totale 6.452, 4 nuovi decessi in provincia di Cuneo dove il totale è 707. Andiamo a vedere poi la situazione dei contagi, 2.230 nuovi contagi in Piemonte, numero alto ma che va commisurato con i tamponi che adesso vediamo. In provincia di Cuneo sono 233 i nuovi positivi, come vi dicevo, tamponi effettuati oggi 26.163, sono ben 8.266 in più rispetto a ieri. Quello che conta, come detto, è la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi, che è in calo. Ricoverati, anche qua notizie confortanti, 16 ricoverati in meno in terapia intensiva, 137 addirittura in meno in terapia non intensiva e 728 persone in meno in isolamento domiciliare, dati che si riferiscono al Piemonte. Concludiamo con la situazione dei guariti, anche qua numeri confortanti, 3.019 nuovi guariti in Piemonte, 335 in provincia di Cuneo. Sarà firmato, come sapete, nelle prossime ore il nuovo DPCM che entrerà in vigore da domani, venerdì 4 dicembre, con le nuove misure che resteranno in vigore fino al 15 gennaio. Il Premier Conte lo annuncerà in serata. Intanto però è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le misure durante il periodo natalizio, confermato quanto trapelato nei giorni scorsi, cioè con il divieto di spostamento tra regioni e province dal 21 dicembre al 7 gennaio ed il divieto di spostamento anche tra comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio. Sarà comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un'altra regione e provincia e nelle giornate del 25 e 26 dicembre e appunto del 1 gennaio anche di quelle ubicate in un altro comune. Restiamo alla sanità. In Piemonte, il Piemonte mette a disposizione gratuitamente i tamponi rapidi per i visitatori delle RSA Covid free. Una bella notizia. La regione Piemonte ha deciso di rafforzare le misure di prevenzione contenute nella circolare del Ministero della Salute che autorizza i direttori delle residenze sanitarie assistenziali completamente prive di casi di contagio da Covid-19, attualmente 368 sulle 784 registrate in piattaforma, a consentire l'accesso ai familiari degli ospiti. Per aumentare il livello di sicurezza di questa iniziativa, la regione mette a disposizione gratuitamente i tamponi rapidi per i visitatori. La valutazione del possibile accesso e la redazione dei protocolli per la sicurezza degli ospiti, dei lavoratori, dei volontari e dei visitatori viene affidata al direttore della struttura. Da mesi l'emergenza sanitaria ha privato le famiglie della possibilità di un contatto umano, ha spiegato il presidente Alberto Cirio. Speriamo che in questo modo possa essere restituito loro un po' del calore che solo un abbraccio d'affetto è in grado di trasmettere.
Prosegue intanto l'attività di monitoraggio quindicinale con i tamponi antigenici su tutti gli ospiti e il personale dell'RSA che andrà avanti fino a marzo. Sono stati già consegnati in poco più di un mese quasi 300.000 test e ogni 2 settimane sono previste ulteriori forniture. In base al caricamento dei dati che le RSA effettuano quotidianamente sulla piattaforma, i casi di positività in queste strutture piemontesi riguardano il 5% del personale e il 12% degli ospiti, una media inferiore al 15% che si riscontra nei piemontesi con oltre 75 anni. Restiamo alla sanità, che riguarda sempre la regione Piemonte. Entrata in servizio nel nuovo ospedale di Verduno la delegazione medica israeliana venuta a dare supporto nelle cure dei malati di Covid. Alla cerimonia di benvenuto il presidente della regione Alberto Cirio, affiancato dall'assessore Luigi Cardi e l'ambasciatore di Israele in Italia Dror Eidar, hanno ricordato il rapporto di amicizia tra i due popoli. Questo è l'inizio di una collaborazione che sarà proficua tra la sanità piemontese e le eccellenze israeliane, ha sottolineato Cirio. I 7 medici e i 12 infermieri che lavoreranno gratuitamente per i prossimi 10 giorni provengono dallo Sheba Medical Center di Ramat Gan, situato nel distretto di Tel Aviv, il più grande ospedale di Israele, reputato tra i migliori al mondo, che cura ogni anno 1 milione di pazienti. La missione è stata resa possibile grazie alla collaborazione della regione Piemonte e della Maxi Emergenza 118 con l'ambasciatore di Israele in Italia, che ha fatto da tramite con il Ministero della Sanità di Israele. Ed ora andiamo a vedere com'è la situazione nei 7 principali comuni della Grande per quanto riguarda l'emergenza, per quanto riguarda la situazione dei contagi. Vediamo con l'aiuto della grafica, la fonte è sempre la regione Piemonte, anche in questo caso vediamo tutti meno davanti ai numeri che riguardano le differenze rispetto a ieri, quindi sono dati positivi. A Cuneo 687, sensibile calo, meno 58, ad Alba 297, 16 in meno rispetto a ieri, a Bra 372, anche qua 16 in meno, 8 in meno rispetto a ieri a Fossano, dove siamo a 307, situazione stabile a Mondovì 239, il numero a Saluzzo 308 contagi, 1 in meno rispetto a ieri, 27 positivi in meno a Savigliano, dove siamo a 302. E allora andiamo a monitorare più nel dettaglio i territori della nostra provincia. Cominciamo dall'area del Saluzzese, ma anche da un'iniziativa che riguarda Savigliano. Ce ne parla in collegamento Matteo Garnero. Grazie per la linea, apriamo questo collegamento dal territorio savigliano, in particolare andando a vedere qual è la situazione attualmente nell'ospedale di Savigliano. Al Santissima Annunziata ci sono 36 ricoverati nel reparto Covid a media intensità e 8 persone invece in terapia intensiva. Per quanto riguarda l'ospedale di Saluzzo, l'ASL fa sapere che 70 sono i ricoverati nel reparto Covid a media intensità, mentre 10 coloro che si trovano in terapia intensiva. E restiamo proprio a Saluzzo, nel territorio saluzzese, dando uno sguardo alla situazione coronavirus in diverse cittadine del territorio, prendendolo, ricordiamo, come fonte i dati che vengono forniti dalla regione Piemonte. E allora a Busca si registrano 113 contagi, 103 a Dronero, 97 a Verzuolo, 80 a Barge e 78 a Bagnolo. Revello conta invece 73 positivi, Costigliole 71, Manta 65, 61 Paesana, 58 Moretta e Piasco 55. Numeri leggermente inferiori si contano invece a Scarnafigi a quota 35 contagi, 33 a San Front e 30 a Lagnasco. Sampere in Valvaraita conta 23 positivi, Cardè ne conta 10 e 7 a Pagno. Nel territorio saluzzese si trovano poi, sempre stando a quanto riporta la mappa della regione Piemonte, alcune città colorate di verde, significa cioè che sono covid free e non registrano nessun positivo. Ne citiamo alcune, non tutte, tra queste Isasca, Oncino, Elva, Acceglio, Marmora, Castelmagno. Queste in montagna, ovviamente come specifichiamo non sono tutte. E verde anche Torre San Giorgio, che non si trova in montagna, però non registra alcun positivo al Covid.
Lasciamo il saluzzese, lasciamo anche l'argomento coronavirus e ci spostiamo a Savigliano, dove questa mattina è stato presentato in municipio il calendario degli eventi natalizi che animeranno la città nelle prossime settimane. Allora, vediamo che cosa è stato presentato. Si presenta il calendario di eventi natalizi saviglianesi. A Savigliano sarà un Natale diverso, come è stato detto, ma non di serie B. Assolutamente sì, ci teniamo come amministrazione a far sì che le persone possano vivere un Natale comunque sereno, sicuramente diverso dagli anni scorsi, perché tanti eventi culturali, tanti eventi musicali che di solito c'erano non possono essere fatti per le ovvie ragioni che tutti conosciamo, però il Natale c'è e Savigliano vuole festeggiarlo comunque, per cui punterà di più su dei laboratori, punterà di più sull'allestimento scenico della città, sulle luci natalizie, sulla parte online, quindi una maniera diversa di festeggiare e di vivere il Natale, però sicuramente Savigliano vuole festeggiarlo nel migliore dei modi possibile. Ecco, quali sono gli attori coinvolti nella realizzazione di questo calendario? Allora, sicuramente la Fondazione Ente Manifestazioni che ha creato questo calendario di eventi, banca e fondazione che come sempre supportano l'amministrazione nella creazione degli eventi, l'amministrazione che attraverso la Consulta Cultura ad esempio ha deciso di creare tutta una serie di eventi, l'ufficio turistico che comunque sarà una parte integrante della vita cittadina, la Proloco che fa parte della Consulta Cultura. Abbiamo dovuto passare da un piano A dove avremmo avuto in mente di fare cose grosse a un piano B dove si è fatto comunque tutto il possibile per arricchire la città come allestimento di tantissime cose che le abbiamo curate tutte insieme. Chi viene in città, chi vede la città la vedrà illuminata in un modo molto particolare, diversamente dagli altri anni. Devo dire che anche abbiamo diviso un po' l'operatività dell'incantevole Natale in un momento di online, un momento dove si faranno diverse cose online, un momento dove si faranno le cose in città, e dopo qui ci sarà anche il momento solidale dove questi pacchi vogliono un po' indirizzare anche la gente, facciamo un regalo per chi in questo momento ci sta molto vicino, cioè la Croce Rossa Italiana che a Savigliano ha tantissimo lavoro e tantissimo impegno. Madame Operà è una signora che poi sui social si vede quello che ha fatto, quello che viene a portare a Savigliano della musica lirica e passeggerà nelle strade, nei punti che noi abbiamo scelto, canterà musiche di Verdi, di Rossini. Mercoledì 23 dalle 15:30 alle 19, fermandosi qualche momento perché sicuramente la temperatura, lei è praticamente in un grande scatolone, naturalmente dal vivo canterà e di conseguenza a qualche momento si fermerà. È tutto per il momento da questo territorio, la linea può tornare allo studio. Grazie a Matteo Garnero. Aggiornamento sulla situazione, tornando all'emergenza sanitaria dei ricoveri negli ospedali di Cuneo, il Santa Croce e il Carle, aggiornamento che ci arriva dall'ASL Cuneo 1 che dice di un miglioramento della situazione. Sono infatti 133 le persone al momento ricoverate in reparti cosiddetti ordinari, quindi non in terapia intensiva o subintensiva, e ci sono ancora 45 posti disponibili, quindi appunto situazione abbastanza sotto controllo. Per quanto riguarda invece la terapia intensiva, 22 ricoveri su una disponibilità di 23, mentre sono 19 ricoveri in subintensiva con una capienza di 26 anche in questo caso, quindi c'è un certo margine. Lasciamo la pagina ampia che riguarda la situazione che stiamo vivendo di emergenza sanitaria, parliamo di cronaca con un'importante operazione della Guardia di Finanza di Bra che ha consentito di scoprire una frode da 2 milioni di euro di un'azienda di componenti meccanici. Fatture inesistenti per circa 2 milioni di euro, una maxi frode realizzata da un'azienda di componenti meccanici smascherata dalla Guardia di Finanza di Bra.
Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di individuare quale maggiore fornitore della società in questione, un soggetto economico sprovvisto di una reale sede operativa e di una minima struttura organizzativa d'impresa idonea a legittimare il volume d'affari attestato dalle fatture emesse, che ha sistematicamente omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'IVA ed il versamento delle imposte dovute, operando in veste di evasore totale. La frode è stata perpetrata inserendo nella catena commerciale un'impresa nazionale risultata essere evasore totale tra il fornitore comunitario non residente, con sede in Romania, e la società verificata destinataria della merce mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. A conclusione dell'attività è stato constatato che la società verificata ha contabilizzato fatture inesistenti per circa 2 milioni di euro, cui corrisponde un'IVA dovuta al fisco di circa 400 mila euro. Restiamo alla cronaca. Un cittadino marocchino di 42 anni è stato arrestato all'aeroporto di Cuneo Le Valdigi nella serata del 1° dicembre. Al suo arrivo in grande da Casablanca, appena sceso dall'aereo, l'uomo ha trovato ad attenderlo la polizia di frontiera aerea. A suo carico c'erano infatti diverse note di rintraccio da parte degli uffici di polizia per stupefacenti. Al 42enne è stata inoltre ritirata la carta di soggiorno in esecuzione di un altro provvedimento a suo carico ed è stato poi portato in carcere. Sempre alle Valdigi la stessa sera, un'altra cittadina marocchina di 84 anni che stava per entrare in aeroporto, dopo essere stata accompagnata dai familiari, ha accusato un malore nel parcheggio e, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del 118, è purtroppo deceduta per arresto cardiaco. La Granda è protagonista in Confartigianato a livello nazionale. Infatti Domenico Massimino è stato confermato vice presidente nella giunta, però ci sono anche Luca Crosetto, attuale presidente provinciale, e Giorgio Felici, presidente regionale. Presidente Crosetto, si è appena conclusa l'Assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche, una conferma importante per il nostro territorio cuneese e per il Piemonte tutto. Sì, sicuramente Confartigianato Cuneo sarà ancora presente per i prossimi 4 anni sul sistema nazionale. La riconferma la vicepresidenza di Domenico Massimino è un grande segnale del sistema nazionale verso il Piemonte e verso Cuneo, la seconda associazione in Italia che continua a offrire dirigenti sul sistema nazionale, chiedendo a questo sistema nazionale di osare di più, di trovare un modo nei prossimi anni per rivendicare quel ruolo che la piccola e media impresa ha in questo paese e che vuole avere anche nei prossimi anni, cercando di superare il problema del Covid, ma soprattutto per affrontare con maggiore serenità un futuro che secondo me comunque sarà per le piccole e medie imprese un futuro importante, con a fianco un'associazione di categoria Confartigianato che deve vincere le sfide del futuro. Ecco, e proprio parlando di sfide, quali sono gli aspetti salienti di queste sfide che avete già individuato, sul quale puoi ragionare per creare le strategie idonee? Il sistema nazionale avrà il primo compito, quello di confrontarsi con, in questo momento, chi ci governa, per ribattere quelle che sono sicuramente le necessità che derivano da 8 mesi di difficoltà legate al Covid, con la speranza di trovare con loro le opportunità per una ripartenza che questa primavera ci sarà importante, e abbiamo la necessità di arrivare tutti pronti per questa gara che ripartirà nella primavera e che vedrà le piccole imprese sicuramente ai primi posti, con una necessità di guardare con speranza al futuro. La sburocratizzazione, il credito, l'assistenza per le difficoltà dei piccoli saranno sicuramente i temi principali di una presidenza che vedrà coinvolto Cuneo anche attraverso altri soggetti e che vuole continuare a mettere in prima posizione il mondo delle piccole e medie imprese. Il suo ruolo anche di vicepresidente di SMI United, quindi con un'ottica europea, in questo momento sta diventando sempre più strategico anche per ragionare sul futuro. Sì, nell'intervento del nuovo presidente Marco Granelli
un elemento fondamentale per i prossimi anni sarà condividere quelle che sono le problematiche, le notizie, lo sguardo al futuro che arriva dall'Europa. Confartigianato riuscirà a essere ancora più proattiva nel momento in cui riuscirà a dialogare con tutti i portatori di delega all'interno del mondo di Confartigianato e il sistema europeo, perché ormai è convinzione di tutti, dall'Europa arriveranno finanziamenti, possibilità, leggi, e quindi noi abbiamo la necessità di investire sull'Europa molto delle nostre capacità, del nostro tempo, per riuscire a anticipare le problematiche, per far anche lì leva affinché il mondo delle piccole e medie imprese continui a essere un mondo rispettato, con delle regole certe e con sguardo al futuro sempre più roseo. Lutto nel mondo del volontariato cuneese, si è spento all'età di 69 anni Enrico Catelli, colpito dal Covid. Viveva a San Rocco Castagnarette, è stato vicepresidente del Comitato Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo, responsabile del corpo militare del comitato, ma anche membro dell'Associazione Nazionale Alpini. Dal 2018 è stato nominato Cavaliere della Repubblica. Faceva volontariato anche nell'associazione Alice, soprattutto contribuendo a portare a Fossano soggetti che partecipavano al coro degli afasici. L'associazione ha annunciato infatti che il coro degli afasici sarà intitolato a lui. Torniamo a parlare ora della fiera fredda di Borgo San Dalmazzo. Come sapete, in quest'anno così particolare non potrà svolgersi con le consuete modalità, ma da sabato tornerà, da sabato 5 fino all'8 dicembre, per la 451esima edizione, che sarà naturalmente molto particolare, tutta in streaming. Aspettando la 452esima edizione della Fiera Fredda, un evento che guarda avanti, che guarda già l'anno prossimo e lo guarda soprattutto con la nuova tecnologia. Ma sì, diciamo che la soddisfazione comunque è tanta di poter partire comunque in questo modo. Abbiamo lasciato una 450esima edizione ricca, molto, molto bella, e quest'anno per tutte le cose che sappiamo ormai la difficoltà è stata molta nel riuscire appunto a organizzare questa novità, perché comunque non è una novità che inizia e finisce, ma è un'aggiunta, appunto, come ribadivo prima, ai 450 anni di fiera. Quindi aspettiamo con molto piacere la 452esima. Devo dare atto che anche questa volta la struttura organizzativa di Confartigianato ha dato suo supporto importante in questa realizzazione di una fiera fredda online, ed è quello che vogliamo fare, perché Confartigianato sempre di più vuole lavorare col territorio, per il territorio, per gli artigiani, per le aziende del territorio, che mai come oggi, in questo momento di cambio epocale, hanno bisogno di supporto, hanno bisogno che comunque le associazioni e chi può farlo si spenda per loro e dica al cittadino, a tutti noi, di comprare prodotti del territorio, perché questo è un momento epocale, un momento particolare dove usciamo solo se lavoriamo tutti insieme, se facciamo le cose insieme per il territorio. In passato i ristoranti proponevano i loro piatti, quest'anno purtroppo il loro settore è stato molto colpito dalla pandemia, e quindi quest'anno si parlerà di lumache da sporto, che è un termine coniato recentemente, che dà l'idea di quello che è l'attività che verrà fatta, che viene fatta di questi tempi, in questi periodi, dai ristoranti aderenti delle tre vallate che confluiscono su Borgo San Dalmazzo. Quindi anche questa collaborazione con Slow Food, che verrà proprio dimostrata anche in questi show cooking che ci saranno nei prossimi giorni. Certo, perché visto che il nostro è un prodotto di territorio, è un prodotto comunque legato al territorio e alla tradizione, è un po' un esempio di economia circolare, perché comunque già da sempre noi abbiamo messo assieme i produttori e i ristoratori, ma perché siamo convinti che diciamo, l'obiettivo è quello di far venire i consumatori a consumare la chiocciola sul nostro territorio, così diciamo, possono consumare anche altri prodotti tipici, possono vedere le bellezze del nostro territorio sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista artistico.
A Cuneo sono partiti i lavori che permetteranno di rendere il quartiere San Paolo Cuneo 2 sempre più a misura di persona e di bambini attraverso la trasformazione dell'area in una zona 30, in cui cioè la velocità di tutti i veicoli a motore sarà limitata appunto ai 30 km orari. Tale limitazione sarà ottenuta attraverso interventi di limitazione fisica della velocità massima raggiungibile, in aggiunta alla segnaletica. L'intervento, che si concluderà in primavera, prevede diverse soluzioni. Per esempio, in via Felici, angolo via Bellino, un intervento strutturale consentirà di realizzare un incrocio rialzato e protetto di collegamento pedonale e ciclabile del quartiere verso il Viale degli Angeli e per la protezione degli alunni che frequentano la scuola Lidia Rolfi. Previsti anche però interventi più leggeri di urbanismo tattico, ossia con colorazioni ed elementi di arredo che serviranno a rendere riconoscibile un'area a differente vocazione stradale. Ed ora il consueto appuntamento con l'editoriale della nostra direttrice, il punto di Daniela Bianco. Da sempre il genere umano è attratto dalla trasgressione, ma esiste trasgressione e trasgressione. Se parliamo delle trasgressioni contro le regole, cioè quelle che ci stanno sempre un po' strette, beh, allora lì ci andiamo davvero pesante, perché a tutti sarà capitato qualche volta di sfuggire fra le maglie del poco, dello scarso controllo ed evitare di applicare una regola più severa. Sto parlando di regole, ad esempio, autostradali o stradali, regole di circolazione urbana. Avete notato che in alcune zone della città di Cuneo ci sono dei colori molto vivaci, dipinti per terra, non le solite strisce bianche, ma qualcosa di più, con dell'arancione e del giallo. E il colore, perché usare il colore? Beh, ci è stato risposto perché serve a evitare che le persone, insomma, si percorrano le strade cittadine e ad alta velocità. Ma non basta, hanno ristretto molte delle strade della nostra città, che sempre si è distinta per l'ampiezza, l'ariosità della sua percorrenza. Ecco, hanno ristretto le strade proprio per evitare agli automobilisti di percorrere questi tratti stradali ad alta velocità. Ma basterà tutto questo? Perché in realtà il fatto che le strade si restringano vuol dire che diventano ancora più pericolose, perché se uno va ad alta velocità in una strada stretta e deve fare una curva a gomito, è probabile che rischi di sbandare con l'auto ancora di più che se la strada fosse stata più ampia. Se fosse veramente un deterrente varrebbe la pena, ma siamo poi così sicuri che lo sia e che non ci sia qualcuno che, preso dalla foga di sentirsi un pilota di rally, provi ad affrontare il percorso cittadino ad alta velocità, magari sgommando un pochino di più? Ecco, questa è la domanda che mi faccio, ma la domanda che dovrebbero farsi anche gli amministratori quando studiano tutte le possibilità per frenare il pericolo di un'alta velocità nei centri urbani. Beh, poi non parliamo delle autostrade, dove i limiti sono di un certo tipo, ma è molto difficile rispettarli. Forse non sarebbe meglio avere controlli più efficaci? Ecco, tenere un po' più sotto controllo il centro urbano, magari proprio essendo più attenti a quelli che sono i trasgressori, perché se anche noi non siamo tanto trasgressori, se vediamo quello davanti a noi che continua a trasgredire, alla fine la domanda è legittima: ma perché io devo controllare la mia velocità, devo essere ligio alle regole, quando ci sono altri che si comportano male e che non vengono puniti? Quindi maggiore controllo per la sicurezza di tutti. In chiusura una notizia che riguarda il meteo: in arrivo ancora neve in provincia di Cuneo, attese per la mattinata di domani, venerdì 4 dicembre, una nuova nevicata che dovrebbe proseguire poi per qualche ora per attenuarsi invece poi nella serata. In pianura sono attesi tra i 10 e i 15 cm di neve in provincia di Cuneo, che saranno naturalmente maggiori in quota. L'ARPA
ha nuovamente dichiarato l'allerta gialla e proprio in riferimento al maltempo in arrivo a partire dalle 22 di oggi giovedì 3 dicembre la strada statale 21 del Colle della Maddalena sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera e il confine di Stato. Il provvedimento è stato adottato proprio sulla base dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile e del bollettino Valanghe di ARPA Piemonte. Il tratto resterà dunque chiuso al transito fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l'utenza in transito. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci.